Vediamo se sti best goal 2023/24. Ma cosa ho scritto? 24. Eccolo qua. Ma quante... Ma che è? Harry Potter. Cioè, quanti episodi so? Si capisce il cazzo. Bello, questo me lo ricordo. Stava casato. Golazo. Seggo. La spalla al barone al secondo palo, il remate otra vez de Bellingham. Svegliate, arco dio, porco, dai. Dai, ragazzi, bro, ti rendi conto che il primo gol da Serie A dentro i best goal of the season 2003-2024 è Candreva contro la Roma, bro. Questo contro di noi, Cristiano Ronaldo. Bowen. A tour de force from Jared Bowen. Second half, Coman, Davies, that's a nice exchange. Kane is ahead of them. Score! Madonna, comunque Kane è proprio una maledizione de uomo. Bello. Bello. Ma come a Bubacar? Che bug! Da quanto non vince niente l'uragano? Bro, ma io non te vorrei dire cazzate, ma mi sa che l'uragano non ha mai vinto un cazzo. Ma cioè, ve a Coppa de Lega, curaccio, cioè letteralmente uno dei migliori attaccanti della storia inglese. Ma tipo penso uno dei migliori mi sbilancio, uno dei migliori attaccanti da generazione nostra. A Bruno ha mai vinto una sega. Assurdo. Ma è vero che ci stanno gli europei. Cazzo, quest'anno si divertiamo a fare reaction alle partite, raga. Ammazza che go. Suscek che recupera questo pallone. Tacco, Calabria, bell'azione. Romero! Gol meraviglioso! Appena entrato. Non era al posto di Messias, segna Luca Romero. Ma non era per una partita pre-season quella, scusa. Tipo l'amichevole estive, c'era Messias, Romero. Ma Romero pure adesso un do cazzo è nato in Spagna, tipo. Un do cazzo era nato. Dove è nato Romero? Almeria, infatti. Sta nel Puskas, sarà difficile. Ma scusami, ma c'è un modo per vedere Puskas 2024, tipo, per dite? 30 po...
Questo può essere interessante. 30 possible contenders so far, caricato 2 settimane fa. Questo mi casa. Ma è sempre questo, non mi fa vedere i go, porco Dio. Bro, io devo vedere i go, non devi editare. Se devi editare, vai a editare Call of Duty, Dio cane. Bamford. Ma che è Erbodo, ragazzi? Erbodo Clint, porco Dio. Meno male che non ci abbiamo giocato quest'anno, Dio cane. Se no questo ce lo faceva a noi, sto COD rovesciata. Se doveva cambiare, dovevate cambiare magliette. Questo era già fatto contro la Roma, 100%. Bello! Quanto maravano i COD esterno. Madonna che gol, ragazzi. Questo qua è la perfezione. Contro... No, anzi, sto gol è la perfezione, ma che è? Ma lo sai che mi sa che l'avevamo già visto? Mi sa che si eravamo visti sti highlights. No, assurdo sto gol, frate. Che eleganza sto gol. Comunque vedendo sti gol, quello di Garnacho è assurdo, perché è assurdo. Ma c'è una bella competizione, cioè non è gratis, capito? Questo ha segnato di tacco da 40 metri, ma il portiere do cazzo sta? Questo è Di Marco Spigne. Che ho fatto questo? Bello! Zanata fracica! Bello! Bro, ma scusa, ma non sta in fuori gioco dei 6 metri?
Ah no, 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 è buono, c'è questo. Forse. Nana, no. Che culo. Ammazza che culo. Mamma l'uragano. Madonna l'uragano, ragazzi. Questo è impazzito. Fuori gioco di Lukaku contro il Milan, dai, ammettilo. Ah, bro, cioè, il discorso è questo: i fuorigiochi non è che devono essere ammessi, cioè, in senso, non era fuori gioco. Ci stanno le foto, ci stanno tutte le prospettive, è regolare, cioè, non è che lo devo ammettere io. Non è che io, se dico sì, è fuori gioco, la gamba di Lukaku magicamente sta a metro avanti, era regolare. A me, pure lì per lì, a me anche. Lì per lì, quando l'ho visto, avevo detto vabbè, fuori gioco, perché mi sembrava fuori gioco, mi sembrava al 100% fuori gioco in diretta. Poi quando ho rivisto l'immagine era regolare. Infatti sono rimasto, ci cioè sono rimasto pure io, ho detto ma go, boh. Bello. Cioè, questa rovesciata di Garnacho è più bella di quella dei Rooney, più bella di quella di Cristiano Ronaldo, secondo me. Troppo bella. È perfetta. L'unica roba per cui era meglio quella di Rooney è che era fatta durante il derby. Cioè, cioè capito? Cioè, il valore che c'aveva Rooney, quella rovesciata di Rooney c'aveva il valore perché era nel derby di Manchester. Quello era solido. Che stai a dire Zallughia ti ha data la testa. Ah no, perché questa non è meglio. Immagino che ovviamente tu sia un fan di Cristiano Ronaldo, che se non esiste solo questa non è meglio di quella di Cristiano Ronaldo. Stessa coordinazione, sta pure più lontano. Però ripeto, quella di Cristiano Ronaldo è fatta ai quarti dei Champions League, bro. Ai quarti di finale dei Champions League. Che c'entra Lugia? Ma che cazzo ne sono, non pico coglioni o qualsiasi cosa. Stecca che è partita. È vero, Bale non so caga nessuno. Cioè, ti rendi conto il gol che ha fatto? Cioè, tu ti rendi conto che noi parliamo della rovesciata di Cristiano Ronaldo, fatta comunque bella, iconica, quello che te pare, e poi c'è Bale che te fa un gol del genere in finale dei Champions League e non so caga nessuno. Poi quello, esatto, cioè Karius lì non c'entrava niente. Mandzukic, cazzo, in finale di Champions, insane. Vabbè, la miglior rovesciata resta tutta la vita quella di Ibra contro l'Inghilterra, assurdo. Bello.
Criso goes for leg, come and it's Rodia, what a goal, Criso has scored one of the most goals you can ever see, what a goal, well, you should go, Allah, sto coglione che porco si è andato a giocare. Guardando cazzo è andato a giocare questo. Forte in culo, porco Dio, guardando cazzo. Bro, questo è fuori di testa, bro. Questa è assurda proprio, regà. Cioè, questo se l'ha... Quello se l'è alzata, sì. Quello se l'è alzata alla Bergkamp. Quello se l'è alzata alla Bergkamp per poi fare la rovesciata, sì. Fare una combo di Tekken sto gol. Mazza che ragazzino! Questo è in Coppa d'Africa, mi sa. Coglione.